Oddio, con chi avete giocato? Lecce. A Lecce. Devo dire che voglio bene a Pino Capua, ma credo che la Lazio senza Close sia ben poca cosa. Attenzione. Sono d'accordo, assolutamente d'accordo. Come no? Ma non è la prima volta con questa sensazione. Ecco, Close è realmente l'acquisto d'oro, solo che ha 34 anni, ma insomma è un giocatore che mi lascia veramente basito per la sua precisione, la sua cattiveria sotto rete e per la sua eleganza con la quale trascina una squadra senza esserne poi neanche quasi il motivatore in campo. Io invece mi sono convinto proprio sabato, Catalani, che la Lazio arriverà fino in fondo. E perché? Perché in una partita in cui non solo non ha brillato, ma alcuni dei suoi più significativi giocatori, vedi Hernanes, non sono stati... Non hanno ricambi Hernanes. Dias, l'assenza di Dias nella Lazio è fondamentale, a mio avviso, tanto quanto quella di Close. Fondamentale lì c'è solo Close. Però tu hai preso due gol a Lecce, ne potevi prendere anche altri due tranquillamente e perdere. Allora, se tu vinci quelle partite in quelle condizioni, vuol dire che poi può accadere qualcosa. Ma se tu c'hai un giocatore come Close, difficilmente le perdi. Finché c'è lui difficilmente le perdi. Il problema della Lazio è che non ha ricambi a centrocampo. Ledesma è già bello che scoppiato, stanco, si vede. Hernanes, l'ho sempre detto, un buon giocatore, ma non è il profeta. La difesa della Lazio senza Dias è una difesa normale, con Dias diventa una difesa importante. Adesso poi ci manca Marchetti, per esempio, straordinario, Pino. Però se gli togli Close, gli togli veramente il sole, la luce. Pino dice, io vado a Udine e penso che posso perdere. Per me l'assenza di Marchetti... Poi in casa, è Lazio-Udinese, due in casa. Lazio-Udinese e Lazio-Chievo. Per me la Lazio con l'Udinese non perde. La Lazio ha tre giocatori fondamentali, che sono Marchetti, Dias e Close. Bravissimo, e ti sembra niente, è la spina dorsale della squadra. Puoi avere dei problemi, se ti manca Marchetti puoi avere dei problemi gravi, se ti manca Dias dei problemi abbastanza gravi, se ti manca Close dei problemi gravissimi, questo senza dubbio. Per quanto riguarda il Barcellona... D'accordo con quello che dice Maurizio, con una cosa in più però, che ancora... non è uscito fuori il vero Sissé e io sono dell'idea che Sissé è uno di quelli che appena riesce a buttare la palla dentro, a fare il primo gol, a sbloccarsi, è uno di quei giocatori che ancora... Ma attento Pino, perché Sissé è il classico giocatore che esce fuori se manca Close e manca per 4 giorni. Tanto i gol a Close glieli fa fatti molto anche Sissé, però non è un giocatore che prende in mano la squadra se ci sta quello un Close no. di mezzo. Lui lo soffre molto. Comunque, tornando al Barcellona, che è la mia squadra, come la squadra di tutti noi, perché penso che nessuno di noi sabato sera, se poteva, si è perso il classico, io l'ho visto, e sono d'accordo, è una squadra stratosferica, è una squadra fatta da giocatori pazzeschi, e nel secondo tempo Iniesta da solo ha devastato i miliardi del Real Madrid, proprio non gli ha fatto più vedere la palla Iniesta, giocatore stratosferico, straordinario, che se non ci fosse Messi avrebbe vinto il pallone d'oro per 5 anni di seguito lui. Però voglio dire, Pep Guardiola sa fare le sue scelte, sa metterle in campo, è anche vero che lì va tutto bene, quindi nessuno reclama, che è una situazione idilliaca, ma Pep Guardiola non è un idiota. Certo, se Pep Guardiola gli dà il Lecce, ti darà ottimi risultati per quello che ti può dare il Lecce, ma credo sia un ottimo allenatore e veda molto bene il campo. Cioè, è chiaro che è tutto facilitato con quei mostri che c'ha, per carità, però voglio dire, di Mourinho, che si è detto che è uno straordinario allenatore, comunque poi quando va con una squadra che è stellare, perché il Real Madrid di Mourinho è stellare, sono entrati dalla panchina a Kaká e Higuaín, sta a parlare di robetta, che farebbero i titolari in tutte le squadre dello stramondo. Eppure nel secondo tempo gliel'ha incartata Pep Guardiola e gliel'ha incartata soprattutto Iniesta, su questo non c'è dubbio, però voglio dire, sono allenatori baciati da Dio, dalla fortuna, dal sole, sono come gli aztechi, alzavano il cielo e trovavano Pep Guardiola. La prima squadra che gioca col modulo 10, cioè hanno praticamente 10 centrocampisti, se stiamo avvicinando al... Sì, perché poi lui mette anche come centrali di difesa, ha giocato anche senza Pedro, senza Via, senza Mascherano, è una squadra... per cui tu ti siedi a casa e dici, beh, stasera invece ando a cena fuori con gli amici, che magari si rimedia. Mi godo uno spettacolo di calcio, senza dubbio. Non ti ricapita se non fra 15 anni, capito? Va bene, dottor Capa, un pronostico? Per questa sera? Per Roma Juventus,
Ma guarda, io vedo un 1-1. Quindi un pareggio con gol. Allora, Catalani, un pronostico? Ma io non ne ho mai fatti di pronostici. Neanche io. Ma proprio non, perché ne faccio solamente da un punto di vista non del risultato, da un punto di vista generale. Io spero che me la cavi, ecco, tornando a Paolo Villaggio, voglio dire... Speriamo bene. La situazione non è facile. Fiducia dei nostri ascoltatori che sulla pagina di Radio Yes di Facebook stanno votando. Il 50% dice 1, il 40% dice X e invece solo il 10% vede una vittoria della Juventus. Vabbè, questo è Santiago de Compostela, è il cammino, se no, non la mamma, cammino della speranza. Guarda, quante volte me ne 1, 2, te se non lo dici. Sì, no, è chiaro, li facciamo. Molto bene. Ma dottor col cilicio addosso. Col cilicio, certo. Sì, sì. Dottor Capo, un abbraccio forte a lei. Un abbraccione. Grazie. Grande Pino Capua. Ciao, ciao. Maurizio Catalani, noi ci sentiamo domani, sì, tomorrow, yeah. Ok, allora arrivederci a lui, Maurizio Catalani.